Stefano Molinari e Luigia Luciani. Bene, come i nostri ascoltatori sanno, ieri abbiamo seguito integralmente, proprio in diretta radio televisiva, la manifestazione dei rappresentanti, non tutti, delle popolazioni colpite dai terremoti a partire dal 24 agosto, e quello che abbiamo registrato è una profonda insoddisfazione per i ritardi negli interventi che stanno portando allo spopolamento delle zone. La gente si allontana per sopravvivere, sostanzialmente, specialmente i più giovani. Allora, quando siamo arrivati, perché io seguivo anche poi il piccolo corteo, il breve corteo che c'è stato da Piazza Santi Apostoli fino a Montecitorio. A Montecitorio non abbiamo trovato parlamentari, ma poi una delegazione è stata ricevuta anche dal vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, che è con noi. Buonasera. Benvenuto. Buonasera a voi. Buonasera. E poi oggi ha postato su Facebook un impegno preciso di trasformare le richieste dei terremotati in qualcosa di concreto. Allora, innanzitutto che cosa l'ha colpita di più di quello che le hanno detto i rappresentanti delle popolazioni terremotate? Sì, la cosa che ha colpito di più e che riguarda poi in generale anche tutti gli altri cittadini, ma qui stiamo parlando di un caso drammatico, è che nella legge che noi abbiamo votato tutti quanti insieme in Parlamento, il decreto terremoto che riguardava quelle aree, c'erano dei precisi tempi di realizzazione per ogni intervento, quindi le casette, quindi la rimozione delle macerie, le gare da fare. E i cittadini sono venuti a dirci: voi avete scritto in una legge che entro tot giorni facevate queste cose e invece poi non state rispettando i tempi. E questa è la cosa che più poi sorprende, nel senso che molto spesso in Italia ci troviamo con leggi in cui ci sono scritte delle cose, ma poi nella attuazione il governo non fa quello che c'è scritto nelle leggi che ha approvato il Parlamento. Qui ci sono tre problemi principali: i tempi per la consegna delle casette, le casette in legno di cui si è sempre parlato, certo, lo smaltimento delle macerie, sì, e gli abbattimenti, e tutto quello che riguarda gli allevatori, gli animali degli allevatori, per esempio, che non hanno più stalle, non hanno più fienili perché sono crollati col terremoto. E oggi noi abbiamo un problema paradossale: per abbattere una casa pericolante bisogna rintracciare a volte anche 30 eredi che stanno sparsi in giro per il mondo. Se non hai l'autorizzazione dei 30 proprietari che hanno ereditato dagli zii, dai nonni, non puoi abbattere quella casa. I vigili del fuoco molto spesso non si prendono questa responsabilità. Per costruire le stalle, io sono stato lì a settembre e sono stato a dicembre, per fortuna non aveva nevicato ancora, si dovevano fare delle tensostrutture per metterci gli animali, loro avevano detto dal governo a ottobre sono pronti, poi è slittata a novembre, poi è slittata a dicembre, siamo a febbraio e mancano ancora 130 stalle nelle Marche e non so quante nella zona di Amatrice, perché non ho il dato aggiornato. E infine, come dicevo prima, la rimozione delle macerie, che è la prima opera per poi ricominciare la ricostruzione, tre gare d'appalto differenti di tre regioni differenti, e questo sta creando burocrazia. I tempi sono importanti perché le persone perdono la speranza, come diceva, certo, lei, si sta spopolando un'area e più si allungano i tempi più le persone mollano e se ne vanno. Ricordiamo che quella è un'area che già si stava spopolando prima. Che impegno ci siamo presi ieri? Ieri tutti i parlamentari delle varie forze politiche hanno incontrato questo comitato spontaneo di terremotati. Abbiamo costituito un tavolo che si riconvocherà ogni qualvolta loro vorranno. Quindi ogni qualvolta loro vorranno potranno riconvocare tutti i parlamentari, tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari e esporre quello che non sta funzionando. Io mi sono messo con i miei uffici in contatto con Palazzo Chigi direttamente ieri sera. Perché? Perché adesso si deve scrivere un decreto che corregga gli errori del decreto precedente, perché se non sta funzionando dobbiamo cambiare alcune cose per accelerare i tempi e farle funzionare. Per esempio, se per consegnare le casette siamo in ritardo perché sta in ritardo la ditta che deve fare le fogne, i marciapiedi e le opere di urbanizzazione, allora facciamole fare al genio militare queste opere, perché dove sta lavorando il genio militare è velocissimo, dove lavorano le ditte ci mettono una vita perché stanno ancora reclutando il personale. Quindi praticamente dall'idea che si è fatto lei non si tratta di incapacità ma di ruggini burocratiche?
Guardi, le due cose io credo che vadano sempre a braccetto, no? La burocrazia non è sempre un problema soltanto di leggi, ma anche di persone che le devono realizzare. Io colgo l'occasione per ringraziare sindaci, volontari, forze dell'ordine, tutti i cittadini che stanno resistendo in quelle aree. C'è un problema che è quello legato al fatto che ci sono state tre grandi scosse differenti a distanza di mesi, il cratere si è allargato sempre di più e si sta lavorando ancora con un decreto che prevedeva il primo cratere, quello del 24 agosto, poi c'è stata la mega scossa del 30 ottobre, poi c'è stata la scossa di questi giorni, quindi più aumentano le scosse più aumentano le difficoltà. Quello che dico io è soltanto: non dobbiamo prendere in giro i cittadini, non si devono dare tempi certi se i tempi certi non siamo in grado di darli, questo è il punto fondamentale. Detto questo, come dicevo, io sono rappresentante della forza politica di opposizione, certo. Ma sono anche vicepresidente della Camera, sto in contatto con Palazzo Chigi, che di certo non è un governo che mi sta simpatico, ma dobbiamo necessariamente realizzare adesso subito, si doveva fare domani il nuovo decreto, adesso slitta, ho letto un comunicato della Presidenza del Consiglio, anzi del commissario Errani, che il decreto slitterà la settimana prossima, ma non dobbiamo perdere tempo e dobbiamo creare delle procedure efficaci, per esempio una deroga perché i vigili del fuoco possano abbattere una casa senza dover rintracciare tutti i proprietari che magari sono emigrati negli anni negli Stati Uniti, in Canada e così via, consentirebbe una velocizzazione dei processi. Come? Oggi i vigili del fuoco abbattono una casa ogni giorno, su per giù. Tenete presente che noi abbiamo in quel 380.000 edifici da verificare per agibilità, ma se aumentassero le squadre dei vigili del fuoco ci sarebbe più velocità negli abbattimenti e quindi più velocità nella ricostruzione o nell'individuazione di aree dove mettere le casette. Ecco, lei peraltro ci sta dando una notizia importante, nel senso che era previsto che questo decreto venisse varato domani, lei ci dice invece probabilmente slitterà la prossima settimana. Due giorni fa noi abbiamo ospitato, lo facciamo spesso perché teniamo sempre una finestra aperta proprio sul cratere del terremoto, comunque due giorni fa noi abbiamo ospitato all'inizio della nostra trasmissione proprio il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, alla vigilia proprio di questa manifestazione alla quale lei insomma in qualche modo ha preso parte. Il sindaco Pirozzi ha dato una sorta di tempi anche al governo, no? Nel senso, facciamo una cosa, noi sindaci, io per primo, non scendo in piazza, non creo disagio, mettiamolo così, alla politica entro una settimana, però voglio risposte certe. E soprattutto, oltre alla burocrazia che lei citava, ci è sembrato di capire con il collega che non si trovano gli interlocutori, forse ce ne sono troppi, perché questi passaggi di interlocutori poi alla fine rischiano di far impazzire questa catena. Quindi sono due domande in una: riuscirà il sindaco Pirozzi ad avere soddisfazione nei suoi tempi, perché poi il 2 febbraio è già prevista un'altra manifestazione e probabilmente a questa si associerà l'altra, quella dello stesso sindaco? Guardi, il check lo possiamo fare immediatamente leggendo il testo del nuovo decreto legge terremoto che, come vi confermo la notizia, doveva essere approvato domani e invece slitta la settimana prossima, e lo deve approvare il Presidente del Consiglio Gentiloni con tutto il suo Consiglio dei Ministri. Doveva essere approvato domani. Io farò tutto il possibile, anche chiamare il Presidente del Consiglio Gentiloni per provare a far inserire subito in quel testo del decreto le richieste che sono sottoposte a noi parlamentari ieri in questa riunione del comitato. Il sindaco Pirozzi ha ragione, scusate il termine, ad essere incazzato, perché lui ha la torre civica di Amatrice, che di certo non è un'opera primaria da rimettere a posto, ma è il simbolo dei ritardi di questo terremoto, perché quella torre civica, chiamiamolo campanile o torre civica, era pericolante dal terremoto del 24 agosto, non è mai stata messa in sicurezza e il 30 ottobre è caduta un altro po' e con l'ultima scossa di gennaio è caduta definitivamente. Nel giro di questi mesi non è mai stata neanche puntellata, questo fa capire che non si è ancora iniziata neanche l'opera di emergenza, cioè di messa in sicurezza
di quello che è rimasto in piedi. E su questo dobbiamo farci una domanda: chi si deve prendere le sue responsabilità? Perché io sono stato 2 giorni lì in quelle zone a dicembre, ho dormito anche in tenda perché il sindaco Pirozzi ci ha invitato a vivere un paio di giorni lì, a vedere quali sono i problemi principali. L'impressione che ho avuto io è che proprio perché ci sono una serie di normative che vanno messe a posto, come quella che vi raccontavo per abbattere un semplice edificio, allora nessuno si voglia prendere le responsabilità fino in fondo, perché con la legge italiana si sa sempre come si va, sappiamo come si va a finire. C'hai una responsabilità, pensi che la legge ti tuteli e invece la legge non ti tutela affatto. Allora bisogna individuare nelle procedure di legge precisamente chi deve fare cosa, certo, e cosa rischia, in modo tale che ognuno si prenda le sue responsabilità. E su questo io penso che se nel nuovo decreto non ci saranno procedure per velocizzare, ecco, per esempio dare dei poteri speciali ai sindaci può essere una soluzione? Che è quello che chiedono i cittadini, peraltro, del cratere. Io vedo che quello che chiedono i sindaci è sicuramente una funzione di controllo maggiore intorno alle procedure, quindi con tutti i vertici delle forze dell'ordine, per esempio, e una velocizzazione delle gare d'appalto, una velocizzazione di tutto. Io penso una cosa: se oggi si sta seguendo la procedura delle gare d'appalto è perché veniamo dal terremoto dell'Aquila in cui, certo, c'era l'uomo solo al comando che aveva tutti i poteri e poi abbiamo visto come è andata a finire. Quindi non è che si debba tornare a Superman, il bertolaso, okay, di turno, che ha tutti i poteri nelle mani e poi iniziano le solite dinamiche. Ma di certo in questo terremoto vengono fuori tutti i limiti delle leggi italiane, che noi chiamiamo burocrazia, ma in realtà sono soltanto così tante leggi che abbiamo in Italia che quando c'è un problema non sappiamo neanche quale sia la legge, certo, che si applica e quali siano le responsabilità. E che tanti controlli alla fine in maniera paradossale favoriscono i corrotti e i corruttori, perché loro sono più bravi ad aggirare gli ostacoli. Oggi noi abbiamo una questione semplice e anche drammatica allo stesso tempo. Cambio un attimo argomento. Un paio di settimane fa il Parlamento stava votando una legge sul home restaurant per, sì, decidere se una signora che ha un appartamento e voglia ospitare dei turisti per fargli provare un proprio pasto dietro una somma pagata dal turista, questa legge stabiliva quanti pasti potesse fare quella signora in un anno e l'autorizzazione che doveva chiedere all'assemblea di condominio all'unanimità. Ora, perché io cito questo caso? Perché non avremo mai abbastanza uomini delle forze dell'ordine per andare a controllare tutte le casalinghe che vogliono fare home restaurant o tutti i casalinghi che vogliono fare home restaurant, e quindi lo Stato non è più credibile quando inizia a fare leggi che impongono 10.000 certificazioni e 10.000 controlli senza poterle fare. Allora come se ne esce? Con meno leggi precise e che affrontino i temi emergenziali come quello del terremoto in maniera emergenziale. Io penso che su questo le proposte stiano venendo direttamente dai comitati, dai cittadini e dai sindaci e debbano essere inserite nel decreto. Questo decreto nuovo terremoto che si sta per varare, a quanto ci hanno detto, e che slitta la settimana prossima, è l'ultima fermata, certo, per la credibilità delle istituzioni nelle aree terremotate. Anche per evitare, veramente, sempre rimanendo su questo tema, quello che sta accadendo in alcuni comuni, no, l'avrà sicuramente letto, è successo a Leonessa, dove il sindaco ad esempio ha chiuso le scuole, e ci riferiamo anche dopo l'allarme lanciato dalla Commissione Grandi Rischi, ma abbiamo ascoltato anche qui in radio altri sindaci che giustamente dicono: adesso noi dovremmo evacuare? Dovremmo fare questo? Mi devo assumere questa responsabilità? E di conseguenza magari si stanno assumendo delle decisioni estemporanee, magari non dico non ragionate, sicuramente sull'onda dell'emozione, anche perché ovviamente i cittadini chiedono di fare delle cose, e il problema potrebbe essere quello di andare ad incappare in ragionamenti o in decisioni che poi non sono magari coerenti con un piano che si sta invece azionando. Quindi poi il sindaco deve tutelare la propria cittadinanza, risponde direttamente per quello che i cittadini chiedono, è un accorato appello. È chiaro, e secondo me l'errore che si è fatto più grande in questa vicenda è anche gestire questa vicenda con gli annunci. Cioè, non ci sono annunci da fare se non hai la certezza, certo, di poter rispettare determinati tempi. Questo è il punto fondamentale. Bisogna avere coscienza anche
dell'emergenza che si ha di fronte. E purtroppo veniamo da una, da dei momenti politici, da un'era politica in cui si governa con l'annuncite. E poi i risultati sono scarsi. I risultati sono che le persone poi stancano e se ne vanno, certo. Perché quelle sono zone, come dicevamo, già soggette allo spopolamento prima del sisma, e adesso rischiamo veramente. Io ho incontrato sindaci senza più popolazioni, perché ci sono sindaci come quello di Accumoli o di Arquata del Tronto che non hanno più un popolo, perché la popolazione è stata evacuata, certo, del tutto. Presidente, noi la stiamo per salutare, quindi tra l'altro la ringraziamo per la disponibilità che ha avuto, ecco, però ho apprezzato molto, abbiamo apprezzato, credo parlo anche per Luigi, il tuo equilibrio, no? Dice, ho un governo che non mi sta simpatico, c'è una trasversalità in questi casi, no? C'è un'emergenza che comunque deve essere risolta a prescindere dalle differenze politiche. Ecco, questa emergenza può allontanare l'ipotesi di elezioni, secondo lei, oppure no? Ma io credo che la Costituzione fornisca al popolo italiano sempre un governo, proprio perché ci sono delle situazioni di necessità ed urgenza che anche quando si sciolgono le Camere restano comunque affrontabili da un governo per gli affari correnti. Cioè, a me non preoccupa il fatto che si vada a votare, si è votato per il referendum in quelle aree, si è organizzata anche una macchina per permettere a quei cittadini di andare a votare e si organizzeranno anche le elezioni politiche. Quanto alla continuità amministrativa, la continuità di governo, un governo è sempre assicurato, quindi io credo che le due cose non debbano essere, anzi non si debbano strumentalizzare. Quindi l'emergenza non è una scusa per allontanare le elezioni, insomma. Ecco, ma come vedete una legge per le aree colpite dal sisma si fa in un giorno con un decreto che diventa legge il giorno dopo, che poi va convertito. Ci sono tutti gli strumenti per fare le leggi in qualunque momento si voglia. L'importante è farle con serietà e soprattutto se il governo si assume degli impegni li deve portare. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Grazie al presidente, vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio.